Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video, benvenuti ancora nelle Marche. Questa volta siamo in un posto che a me è molto caro. Siamo nel parcheggio del birrificio del Catria. Ho appena pranzato in maniera fantastica, si mangia e si beve divinamente, quindi prima informazione di questo video, venite al birrificio del Catria. In secondo luogo, da qui partono diverse escursioni. E adesso ne andrò a fare una di queste. Ve la racconto durante il percorso e proverò a raccontarvi anche qualche leggenda della zona. Intanto voi seguitemi, vamos, let's go! Qui per terra c'è il percorso e io seguirò il percorso Vaie. Ci sono vari percorsi. Poggio le Vaie, questo è il percorso che andremo a fare. Questo secondo me è l'effetto della frana che c'è stato con l'alluvione che c'è stata qua l'anno scorso e io faccio questo video anche con lo scopo per sensibilizzare il pubblico a venire a sostenere queste zone perché si parla tanto di far del bene e bisogna farlo in una maniera concreta. Quindi io sono venuto qui anche per questo, insomma. E continuo a salire. Sentiero segnalato bene, come vedete, il Beer Trail is on fire. Cresta che sto facendo adesso, non so se si capirà qualcosa perché c'è un gran vento, ho come l'impressione di essere alla mia sinistra in Umbria e alla mia destra nelle Marche. Wow, è veramente bello! Il percorso si divide il giallo di qua e il rosso di qua. Sceglierò il rosso perché voglio salire su di qua, su questo colle, per vedere che cosa si vede. E poi sarà tutta una sorpresa, quindi vamos! È l'Appennino.
abbandonata la cresta, ci rituffiamo nella discesa. E seguiamo sempre la nostra indicazione, veramente segnalato bene, quindi devo fare complimenti perché ha strutturato questo sentiero. Anzi, poi andiamo a fare lì di persona di nuovo il birrificio del Catria. Qui sto scendendo attraverso un sentiero che usano i bikers per il downhill, infatti bisogna stare molto attenti sia per la sua pendenza sia perché potrebbe esserci qualcuno che scende, però questo è, condividiamo la montagna, condividiamo i sentieri, condividiamo i boschi e cerchiamo di farlo con civiltà specialmente. Ecco, ho passato l'abitato di Cantiano, comunque c'è l'indicazione, ci sono i segni rossi sui cartelli stradali e quindi io sto tornando verso il birrificio, comunque da Cantiano. Strada asfaltata e adesso vediamo cosa diranno le indicazioni. Allora, lì c'è Cantiano, pochi metri di strada sterrata. Sugli alberi segnalato si può andare sia dritti per arrivare direttamente al birrificio del Catria dalla strada asfaltata, oppure si prende questo sentiero qui e si prosegue. Lì c'è l'indicazione rossa del percorso e andiamo. Cani e cavalli. Che fare? Problematica dei cani è laggiù, ci potete passare tranquillamente se volete, se avete un buon rapporto con i cani, altrimenti riprendete la strada asfaltata più giù, fate un 100-200 metri e sulla sinistra trovate di nuovo una strada sterrata che sale, dopodiché arrivate a questo bivio. Qui troverete l'indicazione bianco-rossa e qui su un ramo sentiero rosso e noi prenderemo questo, si salirà di qua. Con un piccolo strappetto si arriva in questo punto, qui vedo i segnali bianco-rossi sulla destra e proseguo sulla destra. Anche di là si potrebbe proseguire, però probabilmente è una strada alternativa per andare a mezza costa sul monte. Adesso io non la conosco, seguo la segnaletica che mi è più congeniale. No, c'è sempre il sentiero rosso, ci siamo!
Allora, qui dietro ci dovrebbe essere il birrificio del Catria, ma qui si vede tutto il profilo che abbiamo fatto in questo giro. Siamo saliti da là, poi siamo immessi sulla cresta, abbiamo fatto tutte queste creste, siamo scesi giù fino a Cantiano, che è dietro là, siamo risaliti sul monte da questa parte. Lì c'è la mia macchina, lì c'è il birrificio del Catria. Io in questo parcheggio una notte ci ho dormito e adesso vi racconto la leggenda, perché si narra che da queste parti negli anni 90 siano state avvisate delle figure strane, molto simili a dei Bigfoot. Sono state viste due figure scimmiesche col pelo rosso, e addirittura degli studiosi erano venuti qui per capire se il fenomeno era reale o meno. C'è chi la vive come una leggenda, chi la vive come una storia vera. Di fatto è che il paese è stato ben movimentato e ben scosso dalla questione, perché ci sono anche articoli di giornale che ne documentano l'accaduto. Io quella notte che ho dormito in tenda, degli scossoni li ho sentiti. Chissà se era il Bigfoot. Questa è la cartellonistica dei vari sentieri con tutto il GPS. E adesso entriamo anche al birrificio. Specialità della birra di questo birrificio agricolo, signor Augusto. Ciao, ciao, ciao. Saluti belle tutti, cose. Saluti, belle cose a tutti, Pasqua. Buona Pasqua, ciao. Tanti saluti, io dal birrificio del Catria, vi saluto, vedete l'ospitalità fantastica, e allora ciao a tutti, alla prossima. Ciao.